Ah, vediamo se mi dicono qualcosa in città. No. Non mi caga nessuno. Così magari ho preso le chiavi, no? No, niente. Devo provare ad andare. Proviamo ad andare a parlare con Cupaldo. Per vedere se mi dice qualcosa. Non c'è. Ok, Cupaldo. Era lì, vero? Sì, là c'era un altro Koopa, mi sa quello con i cosi di Peach. Qua c'era il sindaco, che non mi ricordo come si chiama. Ma forse non ce l'ha mai detto come si chiama? È possibile? Io non mi ricordo un cacchio. Cioè, boh. Dovrei recuperare un po' di vita. Devo parlare con te? 5 monete. Vabbè, alla fine 5 monete per recuperare tutto è un po' come il cubo che abbiamo trovato dall'altra parte. 5 monete ti dà tutti i cuori e i fiori. Non cambia molto. Pensavo che il cubo di là costasse di più. E invece costa tanto anche questo. Poi non mi ricordo se io pagavo su Paper Mario. Il primo Paper Mario per andare. Quando andavo alle locande pagavo, che non mi ricordo più. Scusa? Immaginavo che fosse qua, guarda. Tu sei Mario, vero? Ecco, vedi? Ti aspettavo perché vorrei parlarti di una cosa un po' delicata. E avrei un piccolo piacere da chiederti. Dunque, praticamente, in poche parole, io. No, cioè, non io. Tu mi accompagneresti al castello di Grimilde? No, vedi, mio padre un giorno mi ha abbandonato. È andato a comprare il latte e non è più tornato. È andato al castello a comprarlo. Da quel dì non è più tornato. Io, Cupaldo, non vorrei darti una brutta notizia, però insomma. Non voglio dire che è morto, però insomma. Non, probabilmente non volevo una famiglia, ecco. No, nel senso. Voglio sapere se è vivo o se sono un Koopa indifeso che erra senza meta. Ma più di ogni altra cosa voglio sapere se mio padre è una leggenda. Voglio conoscere e tramandare le gesta del mio vecchio. Del che perché è andato a comprare il latte e non è più tornato a casa? Non è una leggenda, lo dico. Tutti mi prendono in giro e dicono che sono uno smidollato buono a nulla. Se riesco a sconfiggere Crimilde, mi guadagnerò la stessa fama di babbo. Oddio, ma ho visto adesso, c'ha il felpino. C'ha la felpa. Ma che figo. Lo so perché, lo so che è pericoloso, ma ti prego compagno, ti supplico. Va bene, tanto devo andare là. Grazie, 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 non te ne pentirai. Ole! Vabbè, ma tanto, o era lui o era la moglie, la ragazza. L'abilità di Cupaldo, X il carapace, ok. È Coops, è identico. È identico. Ma cioè io sto praticamente giocando allo stesso Paper Mario dell'1. Sì, questo non c'era. Se blocchi Cupaldo in un punto, anche Mario può andare a premere un interruttore. Ok. Ah, perché se ce ne sono due. Ok. In battaglia, vabbè, Tartattacco, Maxi Guscio, bla bla bla. Mi sembra di giocare a Paper Mario identico, perché per ora abbiamo Goombella che è Goombario. Coso questo, Cupaldo che è Koops. Ma sono identici. Adesso io non so gli altri personaggi che ci sono. Mi pare di averli visti nel coso lì, nel menu, però. Non me li ricordo più. Forse c'era un fantasma che è Boo. Era la ragazza Boo. Mario sarà il mio nuovo babbo. No, non si fa così, non funziona così. Cupaldo. Sarà la ragazza. Ciao Cupamela. Ci stavi ascoltando? Sei sicuro di voler andare al castello di Crimilde? Stavi scherzando, vero? Ti rendi conto di quanto sei irrisoluto e incapace? Vabbè, adesso un po' meno. Ma io voglio diventare forte, voglio farlo per te.
Perciò non mi importa se non diventi forte, non voglio che rischi la vita, non voglio perderti. Oh, ti voglio così, piagnucolone incapace di vivere. No, vabbè, adoro le tartarughe goffe. Sì, vabbè, ho capito, ma l'hai distrutto, poverino. Io ti amo per come sei, non cambiare mai, non andare via. Sì, ma un minimo di sfida personale, no? Che dici? Cacchio, sono uno schifo, non mi piaccio. Mi spiace, ma io ho deciso. Vedrai, Koopa Mela, andrà tutto bene. Sono con Mario. Non ti affidare a me, ti odio. Stupido di un cupallo. Ragazzi, le donne. Perdonami, Koopa Mela. Diventerò forte e tornerò qui da te. Mario si parte al castello di Krimilde. Beato chi le capisce. Che qua. Oh, vabbè. Però adesso che ci penso. Allora, intanto. Ok. E poi se faccio anche così, lo tengo per muto. Vabbè, comunque quello. Qua c'era il blocco, se non mi ricordo male. Aiuto. C'era il blocco sopra che dovevamo prendere. Però non mi ricordo se era qua o era indietro. No, dietro non l'ho visto. Anche perché io da qua. Come ci vado là sopra? Qua. Ok, no, era qua infatti. Bene. Il tesserino, il badge. Vai, bello. Tessera bella vita. Ne ho preso un altro di badge anche. Prima mentre. Un attimo, ragazzi, no, perché. È un attimo. La prospettiva è difficile. Fammi vedere perché l'avevo presa prima. Tutte le tessere. Era il Bella Vita allora. Era un'altra tessera Bella Vita. Vabbè, no, niente. Possiamo provare a metterla? Dona automaticamente PV a Mario in battaglia. Facciamo di no. Cioè, una l'ho trovata adesso che era là sopra. E una me l'ha droppata un nemico dopo una battaglia. Che mi fa strano. Perché mi ricordo che in Paper Mario 1. Sì, i nemici. No, aspetta. Le tessere potevano essere doppie anche. Però non. Erano contate. Cioè, non è che i nemici te le droppavano. No, non mi pare. Le trovavi in giro o le compravi ed erano comunque segnate come doppie. Cioè, erano un tot contando anche quelle doppie. Per esempio, adesso non mi ricordo, ce n'erano forse un paio della vita. Può essere degli HP. Però qua se me le droppano i nemici è anche un casino. Cioè, c'è un numero massimo di tessere che possiamo avere? O era scriptato che il nemico mi droppasse quella tessera? Chiave sole 1. Chiave luna 2. Vabbè, infatti. Quello che dicevamo prima, no? Sia per la via che conduce al temibile castello di Krimilde. Non sono ammessi incapaci. Se ti vuoi incamminare, premi contemporaneamente ma diversamente gli interruttori. Ho scritto un tartaruga di Bordocufiore. Avete un talento che è la chiave del successo. Beh, ovviamente per cupallo. Dovresti rimanere attaccato però. Come faccio a dirgli di rimanere attaccato? Forse da qua? Aspetta, no. Allora, lo tengo premuto di là. Non ho capito contemporaneamente ma diversamente. Io non so quando l'ho tirato a Cupaldo. Però vabbè, tartaruga di Burgofiore, nel senso che vai a prenderti Cupaldo. Quanto ci mette a tornare indietro? No, immediato. Ok, allora sì, ha fatto bene. Cioè, l'ho lasciato praticamente nel mentre che colpivo. Adesso non credo che bisogna essere veramente precisi col tempismo, però. Un minimo. Qua si va dall'altra parte magari? No. Va bene. Con chi è che si poteva camminare più velocemente? Perché non mi ricordo. C'era un personaggio nell'altro che ti faceva da piattaforma. L'Akitu era. Era tipo l'Akitu, sì. E invece su Super Paper Mario c'era Porteo. Come si chiamava?
Il blocco, cioè era un, tipo un coso piano. Là. Ah, vedi che costa di più 6? Ovviamente, sono mezzo infami, no? Oh, io sono andato avanti, non volevo. Pensavo di cribille. Volevo andare da un'altra parte, in realtà. Tipo giù. Questo dovrebbe essere il castello di Crimilde. Ho già la pelle d'oca. No, sei una tartaruga, eh. Te la faccio presente. Fammi andare giù di qua. Esplorare per bene. Oh oh. Va bene. Puoi andarmi a prendere quello, grazie. Tessera dei PV. Cos'è che ho preso? E qua si va. Non saprei come. Forse so come, perché c'era il postino. C'era il postino su Paper Mario, quindi era quello che volava. Fec. Ah! No, fermi. In un qualche modo. Forse era anche scriptato. Forse era scriptato perché era alla stessa altezza, quindi mi fa strano che fosse fattibile. Raga, sono diventato fortissimo. In sta roba ho fatto 3 bingo. 3 bingo in una battaglia. Incredibile. Incredibile, veramente forte. E mo fammi vedere che facciamo. Perché io farei puntifiore adesso che ci guardo. È da un po' che uso il multisalto. Quindi lo farei. I PT ancora niente. Ah, PT è punti tessera. Ecco cos'è PT. O playable teaser, quello è un altro discorso, però punti tessera. Giusto, giusto. Non ci avevo pensato che è qua in italiano. E neanche loro comunque iniziano a darmi più niente. Sono due expa testa. Non è che sia proprio il massimo, eh. Tessera salto turbine. Salta sul nemico finché non. Vabbè, ok, finché non manchi un comando. È il multisalto però con le scarpe. Con le scarpe? In che senso? Ah, questo è per tornare indietro. Allora no, niente, non mi interessa. Forse sullo stesso nemico? Quello che volevo io l'altra volta. Cioè, saltare sullo stesso nemico, non su più nemici. Ok. Teniamolo da mente perché mi sa che il prossimo livello me lo faccio con i punti di tessera. Oh no. No, non è tuo babbo quello, non credo. Queste ossa, queste bianche ossa sono del mio babbo. Ma che cacchio dici? È il mio babbo! No. Sì, è il mio babbino. Babbo! Ma che cacchio dice? Ehi. Mario, guarda, ho una lettera tra le mani. Che faccio? La leggo? No, non credo sia tuo babbo, però. Va bene. Dunque, sono venuto fin qui per vincere la dragonessa, ma non riesco più a proseguire. Tuttavia, vorrei lasciare ai posteri un elenco di punti deboli rilevati in Crimilde. Allora, è terrorizzata da Kigracida e ha un nome che inizia per Ra e finisce per Na. Nome inizia per Ra e finisce per Na. Inoltre c'è un oggetto nascosto nel castello in grado di sconfiggerla. Ho capito che bisogna trovarlo se la si vuole far fuori. Quando è in pericolo ha il pessimo vizio di provocare il nemico. Non cedete alle sue sporche provocazioni, non ascoltate le sue ingiurie. Non ho più la forza per scrivere questa lettera e gli occhi sono stanchi. Vorrei solo fare un ultimo saluto a mio figliolo Charles. Charles. Buona fortuna, tesoro. Eh? Charles. Non Cupaldo. No, ma. Cioè, ti ricordi quando ti ho detto del latte? No, mi sa che c'è un errore, mi sa che non è il mio babbo.
Ma forse le ossa del mio babbo sono quelle laggiù. Non possiamo andare a controllare tutte le ossa, eh? Ah, ma perché questo aveva aveva i calzoni blu. Comunque io qua posso passare in un qualche modo, ma non so come. O è un personaggio che ti trasforma in nell'altra dimensione. Siete consci di quanto sia in pericolo la vostra vita in questo castello? E volete proseguire lo stesso? Ebbene, sarete degli scheletri anche voi. Boia. Non pensavo così. Cosa vogliono? Li spingono via Mario, cosa facciamo? Niente. Oh, martellate! Via! Bello! Comunque qua hanno iniziato ad abusarne di sta roba, eh. Già con gli stordini. Si è saltati in testa? No. No, ma sono troppi. Oddio. Ma tornano. Devo provare a uscire così? Devo sconfiggere tipo il boss. Impossibile fuggire. Ok, no, ma non era mia intenzione. Solo che volevo tipo un oggetto. No. Volevo un oggetto per far prima. Tipo il POV. Ci abbiamo un cacchio, non ci abbiamo. E mi sa che ora che te ne vai. Brutto, schifoso. Cioè, questo qua praticamente ogni volta che. Oddio, ogni volta no. Però quando rimane da solo. Infatti c'era scritto quando ha paura e tutto. Manda rinforzi. E quindi rigenera la gente. Cioè, che palle. Allora, non posso ancora passare. No, no, c'è proprio un personaggio che ti fa diventare bidimensionale. Cioè, che ti mette in. Non so poi come dire. Nell'altra comunque. Nell'altra prospettiva. Perlomeno ti danno exp per questi cosi qua. Poi adesso vabbè, mi è caduto lo scenario in testa con un altro discorso, però perlomeno. E questo godo, Sole Custode? Però aspetta un attimo, Sole Custode non era quello di Mario Sunshine? Era quello di Mario Sunshine? Sì, perché c'erano le stelle su Mario Super Mario Galaxy. Però aspetta, quando è uscito Mario Sunshine? Quando è uscito Mario Sunshine? 2001? Dovrebbe essere del 2001, se non mi ricordo male. Quindi abbiamo 2001 Mario Sunshine e in teoria poi era 2000. Cos'è sta roba? Ok, una gravità strana. 2006 era Galaxy. Oh, fermi. Allora, fai così. Questo è figo. Olè! Devo andare di qua o vado a sinistra? No, a sinistra c'era quell'altro blocco, poi era uno doppio, non riesco a saltarlo, sicuro. Anche se forse mi sa che tocca andare proprio a sinistra. Però è strano. A meno che. Allora. Io che salto posso far lì? Non è che posso far molto, eh. Non salto molto da qua. Porca vacca. E perché ovviamente cade giù. Sì, comunque erano di Mario Sunshine, i soli custodi. Sì. Ma voglio provare ad arrivare dall'altra parte, ma dubito. E invece godo. Ora. Quello lì in teoria va spostato. E noi possiamo fare questo. Dall'altra parte magari. Ok. Che poi mi sposterà.
quello dall'altra parte. Ah, una chiave. E allora c'è una chiave anche dall'altra parte. Pensavo fosse un oggetto. Aspetta, si è svegliato? No. C'è una chiave anche dall'altra parte. Dietro le grate. Rimanda. Bello anche l'effetto tridimensionale della scala quando si sposta. Che non è tridimensionale perché alla fine è un foglio. Boh, ma è tutto strano sto gioco. Dobbiamo comunque tornare con le sole custode dal tizio, eh? Da Merlocchio. Perché adesso c'ha sicuramente un potenziamento da fare. Poi vediamo su chi farlo. Tanto, se non mi ricordo male, il potenziamento era tipo... Aspetta un attimo. No, mi sa che questo va giù, eh. Devo salirci io sopra quello, vero? Sì. Se non mi ricordo male, il potenziamento era un... porca vacca. Non rimandi niente. Il potenziamento era una mossa che imparava. No, forse... Sì, era una mossa. Era una mossa, ma era un... anche un aumento di forza. Che mi ricordo Gumbario che si caricava e ti spaccava la faccia. Cioè ti demoliva il nemico completamente. Il più forte. Questo non è fattibile. Mi serve una chiave. Che so dov'è. Ah, ma questa è aperta? Non era aperta prima, me l'hanno aperta adesso, sicuro. Però si expa veramente bene qua. Che godo, quello mi sembra un catenaccio, non so per quale motivo. Ecco, no, su sti robi qua non funziona il salto in testa, ho visto. E adesso lo faccio, ma... Il salto in testa lo resistono, il che mi fa strano. Cioè, da perché? Perché il salto in testa non funziona? Funzionano i Koopa, cioè Koopaldo funziona col guscio e funzionano le martellate. Poi vabbè, per carità, ha un PS, quindi non è che è molto forte, però insomma. Perché il salto in testa no? Anche perché alla fine tutto lo scheletro è di ossa, non solo la testa. Allora, lì c'è un coso degli effetti sonori. Che vorrei. Questo si sveglia. Oh. Ma come? Vabbè, quello è tuo padre, Cupaldo. Ascolta. Niente. Non c'è modo? Niente. Volevo vedere se magari dal di fianco si passava. Già un po' più probabile come cosa. Qua non c'è un cacchio. Nessuno che si sveglia? Mi serve una chiave nera, probabilmente per quello. Ok. Pensavo... Oh. Boh, bomba lì. Dobbiamo ricordarci le ste robe, raga, eh. Beh, immaginavo. Dobbiamo ricordarcelo. Ehi, Mario, guarda là. Ah, ok, quello è inaspettato. Presto, fuggiamo. È un fucking labirinto. Vabbè, 40 secondi. No, dicevo appunto che dobbiamo ricordarci delle bombe che lasciamo a giro. Dei punti bomba. Ma se io vado... No, niente. Vabbè, sembra abbastanza fattibile. 20 secondi. No, quelli non sono 20 secondi, raga. Ce l'abbiamo fatta. Portiamo la chiave al tipo strambo chiuso nel forziere. Tipo, c'è un tipo strambo nel forziere. Oh.